Dalla danza nella Galleria Principe di Napoli per gli over 50, gli eventi canori nel Maschio Angioino per una manifestazione September More organizzata dal Comune di Napoli con l'Associazione d'Artisti per offrire opportunità di svago. Tra i protagonisti Serena Rossi, attrice e cantante che ritorna a Napoli al Maschio Angioino per presentare l'11 settembre in anteprima il suo secondo disco Nella Casa di Pepe. Ritorno a Napoli per presentare un disco dal cinema, dalla televisione, alla musica e nella sua città. Sì, diciamo che non è proprio un ritorno perché io Napoli non l'ho mai abbandonata. Vivo qui, vivo a Roma purtroppo, purtroppo per lavoro da ormai 4 anni, però ci tenevo tantissimo a presentare in anteprima nella Casa di Pepe qui a Napoli l'11 settembre. Ci sarà un concerto al Maschio Angioino, l'ingresso è libero, quindi vi aspetto numerosissimi. Sarà una serata di musica, di amici, colleghi, ospiti e tante sorprese. Come la ritrova Napoli ogni volta che ci ritorna? Un po' mi fa male perché quando uno si allontana dalla propria città, magari quando poi ritorna metti più a fuoco dei problemi, delle difficoltà che quando poi ci vivi in realtà sembrano anche la normalità. Però oggi la conferenza mi ha dato proprio una spinta, una fiducia nei giovani. Io ci credo, cioè Napoli è veramente un tesoro, è un patrimonio e mi arrabbio da morire quando me la maltrattano. Io la difendo con le unghie e con i denti e l'11 settembre forse è anche un modo mio per rappresentare tutti i giovani come me che fanno spettacolo, arte, che meritano spazio. Ma i giovani veramente possono o devono andare via? Possono restare qua o devono andare via? No, ma possono restare, ma devono restare perché se vanno via tutti, che cosa succede? Questa città muore e non deve assolutamente. Io vado perché dicevo, i provini, gli appuntamenti più importanti sono lì, ma il mio cuore e i miei affetti sono qua. Ho lavorato tanti anni qui a Napoli, c'è il teatro, c'è il Posto al Sole, c'è la squadra, ci sono tante produzioni, ci sono tanti film che stanno venendo adesso a Napoli, tante fiction che si girano a Napoli, quindi cioè, il futuro è anche qua, assolutamente.